Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con BlackBerry Playbook e BlackBerry Torch. Vediamo adesso di realizzare una comparativa video. Vi ricordo che siamo in HD, abbiamo quindi il tablet di BlackBerry e lo smartphone di BlackBerry. Ultimi modelli in entrambi i casi. Cerchiamo ovviamente di inquadrare lo stesso tipo di soggetto sia con lo smartphone che con il tablet. Vediamo di realizzare la solita comparativa presa su una strada di comune reperibilità, quindi insomma sono condizioni di facile confronto, potete tranquillamente realizzare dei filmati analoghi anche voi, non stiamo utilizzando nessuna attrezzatura particolare. Abbiamo quindi sia il tablet che lo smartphone in mano. Le vibrazioni che vedete sono quelle impresse praticamente dalla nostra camminata, così vediamo anche di capire un attimino la bontà di stabilizzazione su entrambi. Risulta ovvio? Come potete vedere, che non si tratta di una ripresa dotata ovviamente di supporti professionali, siano essi per esempio uno Steadicam o un supporto di tipo meccanico, quindi la stabilizzazione è di tipo elettronico. Vediamo di riprendere anche una vetrina, così facciamo vedere un attimino come se ne esce un eventuale confronto. Notate appunto come quindi l'immagine possa essere tranquillamente gestita sia dal tablet sia dallo smartphone. Capacità quindi di mettere a fuoco i vari soggetti nel momento in cui noi facciamo un pan rapido, come potete apprezzare, al termine sia il telefono che il tablet riescono a rimettere a fuoco il soggetto che vogliamo riprendere. Per quanto riguarda la comparativa video, io la farei terminare così, non c'è altro da mostrarvi. Io quindi vi saluto, ovviamente sarà realizzata anche una comparativa fotografica così da permettervi di fare un confronto, ovviamente sempre tra questi due esemplari di BlackBerry. Il tutto sarà condiviso con voi ovviamente straight out of the camera. Detto questo è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci si vede online. Un saluto a presto da Giuseppe Ragazzino.